L'intrigo della collana. No, per me è stata tradita perché, come qui nei paesi, era molto, anche se la Francia era grande, però il pensiero di abitudini di paesi sono che una forestiera è una forestiera, certo. non si può dare fiducia a una forestiera, certo. Lo vediamo qui nei paesi piccoli. Se tu metti un negozio o qualcosa, vanno da tutti i negozi e magari vanno a un centinaio di chilometri a comprare, ma non vengono da te perché certo. Tu sei una forestiera. Certo. Quindi questo io penso che da Maria Antonietta, Antonietta la regina deve aver proprio subito questo intrigo di diventato poi famoso come l'intrigo della collana. Diventata famosa, invece lei aveva rinunciato a questo dono, questa collana, perché le era stato offerto dagli orofi e lei l'aveva, dice no, non posso comprarla perché, certo. perché la gente muore di fame, il popolo muore di fame e io mi compro una collana del genere, certo. Ma che scherziamo. E quindi hanno fatto passare come se lei l'avesse comprata per, certo. Per rovinarla, ecco. Sì, 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 sì. Che poi c'era di mezzo anche il cardinale. Io sono del parere che uno dice sempre, il tempo mi darà ragione, cioè quando una persona è nel giusto, il tempo ti darà ragione, perché certo. C'è sempre, come ho già detto, c'è sempre Dio che ti difende in qualche modo, col tempo fa in modo che la tua anima venga riabilitata. Certo. Anche se a lei, poverina, è stata riabilitata ben dopo, diciamo, la sua morte. La sua morte, ecco. Certo. Quindi e anche quindi, un pensiero alla regina di Francia. Ecco, quindi io non so chi di loro sia riuscito a scappare, se qualcuno dei suoi figli, visto che siamo nati noi, i miei nonni, i miei bisnonni, quindi senz'altro uno dei figli, senz'altro perché il cognome è quello, da lì non si scappa. Certo. Quindi un saluto a tutti i Valois che ci sono ma ancora. Ma certamente, se ci sono. Se ce ne sono ancora nel mondo. Voilà. Auguri da Antoinette. Saluto qualche mio nipote che c'è in giro. Voilà, auguri dai Valois. Dai, è una memoria per la regina di Francia che è scomparsa. Che Dio la aiuti e che stia in pace. Certo, auguri di buone feste. Senz'altro.